e cose di questo genere. Ma noi qui ci vorremmo fermare invece un momentino su quella dimensione che è la contrazione tra il pensiero calcolante, tipico della tecnica, e il pensiero, come lo chiamiamo, ideologico, passionale, tipico della politica. Platone riteneva che le tecniche dovessero essere governate da quella che lui chiamava la basilichè tecne, la politica, perché mentre le tecniche sanno come si devono fare le cose, ma non sanno perché si devono fare, la politica invece è in grado di assegnare i fini alle tecniche, gli scopi, di indicare il perché le cose si devono essere fatte. Ecco, per cui la politica era la tecnica regia, ciò che governava le tecniche diceva questo si fa, questo non si fa. Oggi purtroppo non è più così, perché la politica non è più il luogo della decisione, perché la politica per decidere deve guardare l'economia. E quindi il luogo della decisione si sposta dalla politica all'economia. Non solo, ma l'economia a sua volta per decidere i suoi investimenti guarda le risorse tecnologiche, per cui il luogo della decisione è collocato là. Nella tecnica, che diventa il luogo della decisione. La politica cosa diventa? La politica diventa retorica, luogo delle passioni, gestione delle passioni collettive. Oppure amministrazione, oppure tutti quanti invochiamo l'amministrazione, la buona amministrazione, e l'amministrazione è buona se usa proprio la struttura della tecnica. Cioè quella ragione strumentale che consiste nell'ottenere il massimo risultato col minimo impiego di mezzi. Tutte le polemiche che si fanno oggi e le accuse che si rivolgono alla politica, la si accusa di non usare il pensiero calcolante, la si accusa di non usare la ragione strumentale, la si accusa di disporre di troppe risorse rispetto agli effetti. Noi stessi desideriamo il pensiero calcolante, perché non disponiamo più di altri pensieri. Non disponiamo più di altri pensieri. Questo fa sì che la politica, abbiamo detto, si riduce a retorica, anche perché la tecnica ci pone sul tavolo un'infinità di problemi rispetto ai quali noi non abbiamo alcuna competenza. Abbiamo visto l'anno scorso il referendum relativo alla fecondazione eterologa, omologa, eccetera, e molti non saranno andati a votare per ragioni di fede, altri per ragioni di ideologia, ma la gran parte perché non capiva il problema. Ma anche i problemi che si capiscono, supponiamo, non so, dovessero chiedere a me se bisogna fare o no le centrali atomiche, io per esprimere un parere competente poco poco dovrei essere un fisico atomico. O se mi dovessero chiedere se gli organismi geneticamente modificati sono praticabili oppure no, per esprimere un parere da competente dovrei essere un biologo molecolare o un genetista. E siccome non sono né uno né l'altro, come faccio a decidere e a votare? Decido e voto sulla base della persuasione. Ecco qui la retorica, l'arte della persuasione. Decido sulla base della persuasione. Mi piace il parere di quel persuasore che mi affascina, mi convince quella persona, credo in questa fede e quindi seguo questo consiglio. Ma la retorica, in quanto mozione degli affetti, fascinazione, è uno scenario completamente irrazionale. E se noi decidiamo su base irrazionale, mi spiace, ma la democrazia soccombe all'evento retorico. Probabilmente la democrazia è finita perché la tecnica ci pone dei problemi che oltrepassano la nostra competenza. Ma la tecnica fa di più. Cosa intendiamo a proposito per tecnica? Intendiamo l'insieme degli strumenti, fino a qui ci siamo, la cosiddetta tecnologia. Ma soprattutto quello che dobbiamo pensare è che la tecnica è la forma più alta di razionalità, l'abbiamo detto prima, e significa esattamente che bisogna ottenere il massimo risultato col minimo impiego di mezzi. Intendo per razionalità non solamente il mondo delle macchine, ma anche la burocrazia è una dimensione razionale. Pensate se in un contesto burocratico, in un comune, si dovesse prendere in considerazione le vostre vite vissute. No, siete dei numeri, delle carte d'identità, dei codici fiscali e la macchina funziona proprio perché vi tratta così. Perché se dovesse farsi carico di tutto non riuscirebbe ad articolarsi. Lo so che la gente chiede di essere riconosciuta come soggetto, come individuo, come persona, come biografia, ma non può la macchina burocratica fare questo. Esattamente come quando si chiede ai medici di essere umani, meglio che siano semplicemente tecnici, che già questa è una garanzia.
buoni tecnici. L'umanità, andiamo a cercarla altrove, forse non sono proprio loro i deputati all'umanità. Bene, questa struttura della razionalità che funziona nel mondo della burocrazia, nel mondo delle amministrazioni, nel mondo delle banche, nel mondo del lavoro, ha un certo suo modello, e questo suo modello si chiama macchina. Si chiama macchina. Le macchine rispondono a quelle due grandi istanze del pensiero fatto a calcolo, che è l'istanza dell'efficienza, della produttività, della funzionalità, che sono le grandi categorie che funzionano oggi nel nostro mondo, no? Vivendo noi nell'età della tecnica. E rispetto alle macchine, l'uomo presenta qualche inconveniente. C'è un bel libro di Gunther Anders era un allievo di Heidegger, che essendo ebreo ha dovuto migrare in America, e in America, come tutti gli immigrati, si era messo a lavorare alla Ford. Aveva scritto una lettera al suo maestro Heidegger: tu mi hai insegnato che l'uomo è il pastore dell'essere, ma io vedo che qui sono il pastore delle macchine. Rispetto alle quali, dice Gunther Anders, provo anche una certa vergogna, vergogna prometeica, dice lui, perché vedo che le macchine sono molto più perfette di me. E in effetti la macchina è l'oggettivazione dell'intelligenza umana collettiva, che ormai supera grandemente la competenza individuale di ciascuno di noi. La macchina è l'oggettivazione dell'intelligenza collettiva dell'umanità, che supera la mia competenza, mia, di chi usa la macchina. Io sono il pastore delle macchine, dice, ma la macchina, dice, diventa un po' il modello rispetto a cui si giudica efficienza, funzionalità e produttività degli uomini. E gli uomini rispetto alla macchina presentano degli inconvenienti, dice Gunther Anders, hanno degli umori, per cui un giorno lavorano, un giorno un po' meno. Hanno delle malattie, perché ogni tanto ci sono, ogni tanto si assentano. Le donne hanno delle gravidanze, perché generano dei figli. Allora l'uomo, rispetto ai valori della tecnica, efficienza, produttività, funzionalità, è un po' sotto, un po' inadeguato. E questa inadeguatezza viene costantemente sollecitata ad essere superata. Dobbiamo diventare come le macchine, funzionali, perfette, come loro. E in ciò veniamo anche spronati, perché la tecnica ci ha modificato radicalmente. Prima abbiamo parlato della modificazione del concetto di verità, di libertà, ma soprattutto il concetto di identità. L'identità non è più una cosa che io possiedo perché dispongo di una biografia, di una storia, l'essere nato in un paese, in una certa famiglia, aver fatto certe esperienze, incontrato certi maestri, fatto certi studi, compiuto certi lavori. No, la mia identità mi viene conferita dal riconoscimento che ottengo negli apparati di appartenenza. L'apparato mi conferisce identità. Quello scambiarsi continuo di biglietti da visita, che cosa sta a significare? Che il nostro nome non significa più niente. E cominciamo ad orientarci quando, leggendo il biglietto da visita, vediamo la funzione. Quindi è l'apparato che mi dà identità. E questo l'abbiamo così ben interiorizzato che sembra che l'aspirazione di tutti quelli che si trovano a operare in apparati, la loro aspirazione è la carriera. La carriera non intanto perché ti danno 100 euro di più, ti alzano di livello, ma che ti danno identità. Ti rafforzano la tua identità. Perché l'identità ti viene dal riconoscimento, e oggi in grado di riconoscere mi è solamente l'apparato di appartenenza. L'identità. Ma quando mi riconosce l'apparato di appartenenza? Quando sono efficiente, produttivo e soprattutto responsabile. Di che cosa? Della buona e corretta mansione che mi è stata assegnata. Cioè, la tecnica non mi rende responsabile degli effetti delle mie azioni, mi rende responsabile della perfetta esecuzione di azioni che l'apparato mi ha descritto e prescritto, quello che viene comunemente chiamato mansionario. Sempre il nostro caro amico Gunther Anders, se voglio molto bene a questo filosofo minore, chissà perché tutto quello che ha detto Hannah Arendt l'aveva già detto lui, essendo Hannah Arendt sua moglie, lui parlava a tavola e lei scriveva i libri, per cui tutte queste cose la gente le conosce per via di Hannah Arendt, ma in realtà la grande testa pensante era Gunther Anders, suo marito.
che Hannah Arendt non ha mai amato, essendo lei innamorata del maestro di Kurtenanders, che era Martin Heidegger. Ma chiusa la parentesi,